È stata riaperta al pubblico la porzione di Piazza Statuto, oggetto dei tanto contestati lavori di riqualificazione che ad aprile portarono a proteste e occupazioni del cantiere. Si tratta di una riapertura temporanea della zona lato sud della piazza, che sarà ultimata solo dopo l'estate insieme al secondo lotto. Da oggi appare però più chiara la nuova fisionomia della zona voluta dall'amministrazione, con il recupero degli antichi piastroni utilizzati per creare un nuovo camminamento e la ripiantumazione dei tigli, in attesa della fontana monumentale di Girolamo Ciulla, che sarà installata entro 3 settimane circa. La fontana è ancora in fase di lavorazione nei laboratori del maestro. Naturalmente non è un cantiere finito, con tutte le problematiche che sono sorte. Si è perso praticamente un mese di lavoro, però faremo in maniera che anche questa parte, che è quasi finita, di poterla rendere fruibile. Verrà messo un macinato di cava per rendere transitabile e meno problematico l'attraversamento. Poi naturalmente poi con l'asfalto architettonico, che dovrà essere fatto tutto insieme, perché altrimenti può cambiare anche il colore, e questo verrà fatto a settembre, quando sarà completato tutto il cantiere. Una tregua estiva in sostanza per dare fiato al centro storico in attesa di completare l'intervento a settembre-ottobre fino all'angolo che si affaccia su Piazza Crispi. Per mostrare come la piazza sarà una volta conclusi i lavori, saranno installati in questi giorni dei pannelli con i rendering definitivi. Sono sicuro che molti concittadini si renderanno conto della bontà del progetto, perché, ripeto, abbiamo restituito una parte fruibile, una parte vivibile della città che versava in condizioni un po' di non così eleganti e non così decorose. Sono sicuro, convintissimo, che molti concittadini si ricrederanno nella bontà di questo progetto.